Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì conduce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Siamo qui sempre ai microfoni di Radio Gamma 5 e io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo a Via Drevignole 4 Marghera e conduco la trasmissione sempre con l'aiuto dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. E vi do l'indirizzo dell'istituto, via istituto, casella postale 53 Marostica Vicenza, è un indirizzo postale. Prima di iniziare la trasmissione, che oggi parlerà del XVII secolo, il secolo che inizia nel 1600, due cose, due piccoli preamboli. Allora, ho ricevuto intanto una lettera da parte di un amico Alberto, il quale mi ha mandato alcune fotocopie sull'arroganza della preghiera. Una del quale dice: quando si giunge al limite del monologo, ai confini della solitudine, si diventa Dio supremo, pretesto di dialogo. Finché lo nominate, la vostra demenza è ben mascherata e tutto vi è permesso. Il vero credente si distingue a malapena dal folle, ma la sua follia è legale e ammessa, e così via. E alla fine di questo monologo, che è una riproduzione di un libro della Delphi, Cioran della Delphi, c'è la preghiera che Alberto la tratta come preghiera pagana. In realtà, più che una preghiera pagana, è un'invocazione contro la religione, contro Dio, contro l'essere costretti a pregare. È un'invocazione molto dura che io personalmente la legherei più all'interno di un discorso di anticlericalismo, diciamo. Infatti è una preghiera che si rivolge al Signore, per cui affinché datemi la facoltà di non pregare mai, risparmiatemi l'insegna di qualsiasi adorazione, dice. Però di fatto si lega sempre al Signore, cioè al Dio dei cristiani in qualche modo. Ed è un'invocazione più che altro, dico, anticlericale, perché chiaramente rifiuta il controllo della religione, il controllo della Chiesa cattolica, diciamo, sulla persona. Un altro invece è per l'amica Cristina, altre due battute per l'amica Cristina che mi ha telefonato questa settimana. Purtroppo l'anticlericalismo, cioè il fatto di essere contro la Chiesa cristiana, non è una cosa che possiamo passare ai nostri figli, cioè non è una cosa che possiamo insegnare ai nostri figli. L'anticlericalismo è sempre una maturazione individuale e soggettiva dovuta alle contraddizioni che la vita ci porta davanti, per cui è facile che con genitori molto anticlericali e molto duri nei confronti della Chiesa il figlio abbia delle curiosità di sapere che cos'è la Chiesa, che cos'è la religione, che cos'è Dio, che cos'è il Gesù di Nazareth. E dal momento che normalmente i genitori che fanno dei passaggi anticlericali sono dei genitori molto sensibili, è facile che il figlio sia molto attratto dalla propaganda della visione del Gesù di Nazareth e di Dio, di questo Dio onnipotente che secondo i cattolici sovrasta gli uomini. Per cui non è che si può insegnare l'anticlericalismo ai figli. I figli possono prendere dei genitori soltanto se i genitori assorbono molto, cioè vanno alla ricerca della conoscenza, alla ricerca della consapevolezza, riconoscono il divino che ci circonda. Purtroppo gli anticlericali fanno sì un grosso lavoro contro la Chiesa cristiana, la Chiesa cattolica, però non riescono a riconoscere la religiosità di quanto ci circonda, cioè il divino delle coscienze che ci circondano. Per cui cos'è che fanno? Lasciano il bambino vuoto perché combattono la Chiesa e negano Dio, però lo lasciano esposto al richiamo del circostante e il richiamo del circostante si trasforma nelle immagini che gli viene venduto. In pratica, anziché trovare il circostante come cosciente, come divino in sé, il bambino lo interpreta come Dio, questo è pericolosissimo. Cioè, in effetti, moltissimi figli di anticlericali sono diventati dei ferventi cattolici proprio perché vanno alla ricerca di questo divino
che l'anticlericale normalmente è ateo, nega come esistente. In realtà il divino che ci circonda è un divino reale. Detto questo, due battute sull'attività della radio. La radio sta raccogliendo roulotto, sta raccogliendo materiale, sta raccogliendo qualsiasi cosa per aiutare i terremotati. L'aiuto che dà la radio è un aiuto reale, nel senso che la radio dà quello che ha senza chiedere niente in cambio, cioè senza chiedere alle persone di credere in questo o quel Dio, senza, in pratica è un aiuto molto più vicino dal punto di vista pagano che non dal punto di vista cristiano. Pertanto chiunque vuole dare una mano alla radio è sempre il benvenuto. Detto questo e concluso questo, cominciamo con la trasmissione di oggi che parleremo del XVII secolo. Ricordiamoci che abbiamo identificato quello che è l'orrore di quanto ci circonda. Abbiamo visto come questo orrore è venuto formandosi e abbiamo visto gli sforzi che si sono stati fatti per uscire dall'orrore. Bene, il XVII secolo segna una svolta. Segna una svolta nel senso che la Chiesa Cattolica cambia la sua strategia. Dopo il fallimento all'interno del XVI secolo, che mette a rogo streghe, mette a rogo donne, mette a rogo eretici, fa strage di persone, si accorge che in questo modo troppa gente gli sfugge. Da un lato alla reazione degli stati, abbiamo visto, per esempio, scusate, nella storia della stregoneria abbiamo visto come i tribunali dall'inizio proprio del XVII secolo cominciano a impedire che le persone accusate di stregoneria vengano messe a rogo, cominciano anche a cacciare via dei magistrati che non accettano ricorso di appello. In pratica cominciano a pensare alle persone come delle persone, non come del bestiame da portare al macello, per cui delle persone con dei diritti da rispettare. E specialmente il magistrato deve rispettare questi diritti e si sta formando quest'idea. E nel XVII secolo, dunque, la Chiesa cattolica sta cambiando la sua strategia. E qual è la strategia della Chiesa cattolica? È sempre la stessa: mettere in ginocchio gli esseri umani. Però, dal momento che la ferocia dei tribunali comincia a perdere colpi, e ci sono già i libertini, c'è il libero pensiero, ci sono gli illuministi che si stanno affacciando, per cui c'è un modo di pensare assolutamente nuovo che sta arrivando, un modo di pensare coraggioso rispetto all'imposizione dottrinale della Bibbia, deve riuscire a organizzare qualcosa di diverso. E per organizzare qualcosa di diverso vedremo come la Chiesa Cattolica si organizza attraverso le azioni di uno dei papi fondamentali della Chiesa Cattolica. Ed è Paolo V. Ricordate che Paolo VI ha preso Paolo VI perché gli piaceva Paolo V. Paolo VI era un agente della CIA, vediamo un po' questo Paolo V invece chi era. In questa trasmissione tratteremo un fatto del XVII secolo, quello che inizia nel 1600. La Controriforma ha avuto effetti devastanti sul divenire degli esseri umani, i quali hanno reagito sviluppando nuove interpretazioni della realtà in base a risposte al bisogno di libertà. I tribunali cominciano a modificare le pene per stregoneria, modificano le pene per atti contrari alla religione, proprio in risposta ai libertini e agli illuministi che cominciano a diffondere il loro pensiero come espressione di libertà. Le reazioni della Chiesa Cattolica non si fanno attendere e uno degli elementi centrali nei quali si costruisce la reazione cattolica è l'attività di Paolo V, diventato Papa e ha fatto il Papa dal 1605 al 1621. Nato a Roma il 17 settembre del 52, 1552, da una famiglia originaria di Siena, ha studiato diritto a Perugia e a Bologna. Ha iniziato l'attività di avvocato fino a quando non ha pensato di intraprendere la carriera ecclesiastica. Diplomatico pontificio in Spagna, apprende l'arte dell'inquisitore, che esercita attivamente a Roma quando fu nominato vicario e inquisitore. Pertanto abbiamo già un papa che è educato all'assassinio. Fu incoronato papa il 17 maggio del 1605 e pochi giorni dopo la sua incoronazione condannò a morte Piccinardi da Cremona,
autore di un libretto contro Clemente VIII in cui criticava le sue atrocità paragonandole a quelle dell'imperatore Tiberio. E comincia già a farci vedere che tipo è questo, eh? Anche se l'opera non era stata data alle stampe, di questo assassinio, come di quello di ogni altra singola persona, Wojtyla è responsabile in prima persona per continuità dottrinale, e ribadiamo sempre questo principio fondamentale. Si impegnò a fondo per combattere la struttura ecclesiastica, per compattare la struttura ecclesiastica, imponendo l'obbligo di residenza anche ai cardinali e il rispetto assoluto della clausura per quegli ordini religiosi che la contemplavano. Per lui, la gerarchia religiosa cattolica doveva essere un'arma con la quale annientare ogni respiro di libertà. Elevò ad ordine religioso vari ordini al solo scopo di occupare militarmente nazioni e distruggere comunità religiose avverse al cristianesimo. Proviamo a vedere alcune di queste comunità e la loro opera. Allora, una di queste fu l'Ordine dell'Oratorio di San Filippo Neri. Aveva lo scopo di controllare lo sviluppo intellettuale dei giovani, impedendo loro di pensare di uscire dalle condizioni di miseria chi socialmente era debole e allontanare chi apparteneva a classi sociali ricche, più ricche, dall'influenza dell'illuminismo e del libertinismo. Aveva lo scopo di diffondere il cattolicesimo laddove ne era stato allontanato e in questa direzione ebbe un'enorme influenza sul sviluppo del cattolicesimo in Inghilterra. Proprio la sua struttura liberista non imponeva obblighi particolari agli aderenti e ognuno se ne poteva andare quando voleva, lo rendeva un'arma perfetta per entrare là dove gli illuministi stavano costruendo il principio di libertà. Con che mezzi ideologici agivano? Leggevano sermoni e li commentavano in forma popolare, alternandoli a canti, esecuzioni di musica sacra, esecuzione, escursioni ai santuari e negli ospedali. Il loro scopo dichiarato era quello di diffondere la cultura della storia ecclesiastica e la letteratura religiosa che tratta della vita dei santi, agiografia, il cui scopo era quello di accostare meglio le cosiddette anime alla fede. Vedremo dopo in che modo viene trattato in maniera popolare, i salmi e i vari pezzi della Bibbia e dei Vangeli. Un'altra di queste organizzazioni di Paolo V furono i teatini. Ebbero privilegi e compenso della loro attività distruttiva nei confronti del divenire umano. I teatini furono dei protagonisti nel Concilio di Trento. Il fine della loro congregazione era quello di riformare il clero e il popolo cristiano. Furono un'arma del papato durante la Controriforma. Durante il Concilio di Trento, al teatino Thomas Goldwell, vescovo di St. Asaph, fu incaricato di esaminare le questioni inglesi. Altri teatini si occuparono della riforma del breviario, altri della revisione della Vulgata, la Bibbia, altri del martirologio romano, altri manipolarono o sistemarono la Bibbia dei 70. Uno strumento di revisione ideologica il cui scopo era quello di bloccare il divenire della libertà negli esseri umani. Un'altra organizzazione alimentata sempre da Paolo V furono i Barnabiti. Questi ebbero privilegi per la loro attività il cui scopo era quello di riaccendere fede e zelo all'interno del clero e del popolo. L'ordine, nato nella chiesa di San Barnaba a Milano, ebbe l'approvazione di Clemente VII, che ne appagò anche il desiderio di non aspirare mai a cariche pubbliche. Accusati di troppo zelo, furono sottoposti a due processi inquisitori, dai quali uscirono puliti e premiati. Furono riorganizzati da Carlo Borromeo e la loro attività fu molto assidua, sia nel campo sociale che in quello scientifico. L'ordine fu soppresso dalla Rivoluzione francese e in Italia da Napoleone, ma ritornò subito dopo per fornire strumenti all'imposizione cattolica. Un'altra organizzazione furono i Camilliani, detti anche ministri degli infermi o crociferi dalla croce che portavano addosso. I loro voti sono quelli di assistere gli infermi, anche quelli contagiosi. Il loro scopo è quello di dare anime a Dio. Ricordate, non guarire, non aiutare, dare anime a Dio.
impedire che qualcuno muoia senza essere nella grazia di Dio, non di curare. In questa attività perdono molti membri, specie nelle pestilenze del 1591 e del 1630. Si diffondono in tutto il mondo come cappellani e infermieri. Cappellani e infermieri. Ricordate che era un cappellano quello che aiutava a buttare giù i prigionieri argentini dagli aerei. Era un cappellano cattolico che diceva che tanto li possiamo buttare giù, che andranno sicuramente in grazia divina. Sanatori e lebbrosi diventando un formidabile strumento di ricatto religioso nei vari sistemi sociali. I cappuccini. Questo ordine dei frati minori cappuccini, sorto agli inizi del XVI secolo, promulgava un più rigido ritorno alla regola di San Francesco, accettando una regola di abnegazione e di apostolato senza limiti. Questa congregazione francescana ebbe una serie di vantaggi ed è ancora oggi viva per alimentare il fine della Chiesa cattolica. Nel movimento che prese avvio a San Francesco vi furono due fazioni che predicavano la libertà. La povertà, scusate. Una predicava la povertà ai ricchi e queste vennero sterminate dalla Chiesa cattolica. E vi furono delle fazioni che predicavano la povertà ai poveri. Quest'ultime erano molto care alla gerarchia cattolica, in quanto la relazione che loro intrattenevano con i poveri consentiva di mantenere i poveri, supplici e bisognosi. Questo era il ruolo militare dei cappuccini ed è tuttora. Come si può notare dall'insieme degli ordini promossi o premiati, la Chiesa Cattolica usa queste congregazioni come dei veri e propri battaglioni d'assalto per impedire ai bisogni umani di esprimersi e soddisfarsi. Così c'è chi mantiene alimentandola la miseria, c'è chi impedisce all'ammalato di bestemmiare e compattare se stesso, costringendolo a morire supplicando il Dio assassino. C'è chi impedisce lo sviluppo del pensiero di libertà, c'è chi costringe i giovani ad inginocchiarsi e a sottomettersi all'orrore cattolico. Paolo V comprende questo proprio partendo dalle esigenze di avvocato e di inquisitore e ne favorisce lo sviluppo. Paolo V va oltre, comprende come lo scontro si svolga oltre il territorio dell'Europa e come sia necessaria la distruzione delle relazioni fra gli esseri umani e il circostante in tutti quei paesi in cui i navigatori europei stanno commerciando. Egli dà un grande impulso alle missioni in Africa, Asia e America Latina, dove si scontrerà con i missionari protestanti. Soprattutto prende avvio la sua opera di distruzione della Cina, quell'opera che avrà come scopo la diffusione dell'oppio in Cina e che vedrà i missionari coinvolti in tre guerre per costringere i cinesi a diventare un grande mercato di consumo d'oppio. Paolo V permette ai gesuiti di usare per la liturgia la lingua cinese, caso unico per quel tempo, qualunque cosa, pur di sottomettere gli esseri umani. Non tutte le cose gli andavano per il meglio, i tempi stavano cambiando. La percezione degli esseri umani si era liberata della parte più violenta della coercizione cattolica e lo scontro che sostenne con Venezia dimostra la distruzione del controllo militare della Chiesa sugli esseri umani. Lo scontro prese l'avvio dal fatto che la Repubblica proibì la costruzione di nuovi monasteri sul suo territorio e si oppose all'estradizione di due preti che si erano macchiati di delitti comuni perché fossero giudicati a Roma. In altre parole, lo scontro prese l'avvio perché uno Stato antepose se stesso e il proprio diritto a quello della Chiesa cattolica. Paolo V non trovò. Scusate, non si risponde al telefono. Paolo V non trovò di meglio che colpire la Repubblica di Venezia con l'interdetto. Lo scontro si concluse nel ridicolo. A nessuno interessava più dell'interdizione papale. A Venezia si continuò a celebrare messa e lo scontro si spostò sul piano intellettuale fra Bellarmino, doveva diventare papa al posto di Paolo V, e Paolo Sarpi. Teatini, cappuccini e gesuiti combatterono la guerra contro la Repubblica di Venezia. Lo scontro si ricompose con la mediazione del cardinale François de Jauget e di Enrico IV. Paolo V ne uscì sconfitto, ma fece buon viso a cattiva sorte.
emanando una istruzione sui compiti ai vari nunzi contro chiunque deviasse dalle direttive della Chiesa Apostolica Romana. Allo scoppio della guerra dei Trent'anni, che ammantata da un aspetto religioso era in realtà una guerra politica, Paolo V si impegnò a sborsare 625.000 fiorini in 2 anni e mezzo. Dopo la vittoria alla Montagna Bianca, che avrebbe garantito il dominio del Partito Cattolico per almeno 10 anni, furono inni di ringraziamento solenni il 3 dicembre di quell'anno. Poi magari i cattolici mi diranno che cos'è il pacifismo per loro. Questo dimostra quali sono gli intenti religiosi dei papi romani. Per Paolo V c'è da aggiungere un'altra cosa, la condanna della teoria copernicana. La scienza, il popolo, l'educazione, la filosofia e gli stati ormai fuggivano di mano dal controllo militare del Vaticano e questi tentava di trattenerli con le armi di cui era a conoscenza, la violenza e il terrore. La condanna della teoria copernicana, fatta dai teologi del Sant'Uffizio, il 24 febbraio 1616, sta a dimostrare l'incapacità degli esseri umani di guardare le cose e chiamarle col loro nome. Non è la condanna di una teoria, è la condanna di ogni essere umano che si rifiuta di accettare acriticamente quanto la Chiesa Cattolica impone. È la condanna di chiunque non si sottomette, esattamente come fu per Venezia, come fu per Piccinardi. Paolo V sta ad indicare l'ultima resistenza dell'orrore all'avanzare del bisogno di libertà degli esseri umani, una specie di spartiacque fra la fine dell'orrore come padrone degli esseri umani e il suo arretramento davanti al bisogno di libertà, un arretramento lento e doloroso per gli esseri umani che camminavano per distendere le ali ed alzarsi in volo nell'immenso, ma un arretramento che lascia spazio al respiro dei grandi spazi. L'orrore si espanderà territorialmente, ma l'orrore comincia ad arretrare. La sua fine imporrà l'agonia a milioni di esseri umani. Ogni agonia diminuirà la forza dell'orrore. Gli stregoni vivevano tutto questo alimentando libertà negli esseri umani, rendendoli consapevoli che il nemico era davanti a loro. Nascondeva se stesso nelle chiese e nei conventi, nascondeva se stesso dietro l'orrore del pietismo, nascondeva se stesso negli orfanotrofi e nelle strutture coercitive sociali. Un po' alla volta, mutamento dopo mutamento, libertà avrebbe fatto sentire il suo soffio nei bisogni degli esseri umani. Scusate un attimo solo, faccio partire un secondo. Scusate un attimo, ma c'era qualche problema. Purtroppo qui è tutto un via vai perché stanno preparando tutti i materiali da mandare in Umbria e chiaramente sono tutti un po' sotto sopra. Bene, intanto ringraziamoli sempre per questo lavoro incredibile che stanno facendo e andiamo avanti. Allora, questo è l'aspetto dell'orrore del XVII secolo. Praticamente il cristianesimo, il cattolicesimo si sta trasformando, sta giocando più sui sentimenti e sui pensieri delle persone che non sull'atto materiale. Perdendo il controllo, sta per perdere il controllo degli stati, sta per prendere il controllo della giurisprudenza, sta per prendere il controllo dell'attività orrifica, dell'attività militare, e allora deve agire sui sentimenti delle persone, deve ricattare emotivamente le persone. E per far questo deve gestire tutta la parte più debole, tutta la parte più povera, tutta quella parte sociale che può servire da ricatto nei confronti di qualcuno. Detto questo, io adesso avrei da fare i filosofi, però è abbastanza tardi. I filosofi del XVI secolo è Tommaso Campanella, Francesco Bacone, René Descartes, John Locke, Leibniz e Spinoza. Questi li faremo la prossima volta. Vediamo un attimino adesso alla questione della rassegna stampa. Ci sono alcune cosette abbastanza interessanti. Se ricordate l'altra trasmissione, c'è stato un signore che aveva telefonato parlando che l'Avvenire stava contestando un articolo di Carlo Ginzburg. Ed era un articolo di Swiderkowski. Bene, qui c'è sulla Repubblica del 12 ottobre c'è la replica di Ginzburg. In pratica cosa dice sto Swiderkowski? Dice che secondo lui Wojtyla ha pescato la frase, sarebbe invece
Vi ricordate che lui diceva, voi nostri fratelli maggiori, rivolgendosi agli ebrei, e che secondo Ginsburg questo apparteneva alla tradizione di Paolo, lettera dei Corinti, ai Romani, lettera ai Romani di Paolo, in cui usava il termine fratelli maggiori in modo dispregiativo, in modo di sottomessi, sottoposti. Mentre invece, secondo questo Svidalkowski, la frase verrebbe invece da una specie di manifesto politico e sarebbe dovuto servire nella costituzione dei futuri stati slavi indipendenti, elaborato nel 1848 dal poeta romantico Adam Mickiewicz. Bene, questo è falso. Perché è falso questo? Perché è la stessa ragione per la quale, noi affermiamo che i cattolici sono responsabili dei campi di sterminio nazisti. Cioè, i nazisti non studiavano Nietzsche alla scuola elementare studiavano religione cattolica. I nazisti alla scuola elementare studiavano Gesù di Nazareth, il superuomo dei nazisti. Il superuomo dei nazisti. Scusate un attimo. Il superuomo dei nazisti. Superuomo dei nazisti, altro non era che il Gesù di Nazareth, è quello che faceva fermati vento. E quando Wojtyla ha studiato catechismo, non si è studiato Svidalkowski da bambino si è studiato Paolo, in seminario si è studiato i pezzi cattolici. Per cui per favore non diciamo sciocchezze, insomma. Vediamo un'altra notizia. Vescovo cattolico arrestato in Cina. Scusate, ma fra un po' un casino che c'è qui oggi e un po' di febbre che ho io, sto coordinando piuttosto male la lingua. Vescovo cattolico arrestato in Cina. Bene, abbiamo visto come Paolo V stava organizzando la penetrazione cattolica in Cina, stava organizzando la miseria in Cina. L'organizzazione della miseria in Cina era anche un progetto di Madre Teresa di Calcutta, eh? E i cattolici in Cina stanno tentando in tutti i modi di costruire la miseria. Bene, questo è assolutamente inaccettabile. Mi dispiace per lui che è stato arrestato, ma la Cina non ha altro modo per difendersi in questo momento. Papa a Cuba a gennaio. C'è chi non lo vuole, dalla Repubblica dell'8 ottobre. In cui si afferma che a Cuba su 11 milioni di abitanti battezzati sono circa la metà e i cattolici praticanti il 12%. L'obiettivo della Chiesa è quello di costringere tutti gli altri ad essere praticanti e mettere gli altri cubani in ginocchio. Non si capisce quali altri obiettivi abbia altrimenti la Chiesa. Bene, allora, sulla Repubblica dell'11 ottobre 1997. Ebrei ultraortodossi nel quartiere di Mea Shearim di Gerusalemme durante la rituale cerimonia del Kapparot in occasione dello Yom Kippur, il calendario ebraico. Con questo rito si presuppone di trasferire tutti i peccati dell'anno in una gallina. Yom Kippur è iniziato al tramonto di ieri sera ed è terminato stasera. Per cui tutti i peccati degli uomini vengono messi nella gallina che dopo, non so, si ammazza, penso, qualcosa del genere. Poi tanto per ricordiamoci un po' la ritualità. Un altro aspetto molto divertente, rubava sui cadaveri degli sgozzati in Algeria. Quando i cattolici ammazzano qualcuno, quando gli adoratori di una regione monoteista ammazzano qualcuno, ricordatevi, c'è sempre questione di soldi, è sempre una questione di potere, è sempre una questione di dominio. Vale per l'Algeria, vale per Kabul, vale per l'Europa, vale per tutte le sette di questo tipo. Dal Gazzettino del 12 ottobre 1997, c'è Papa Giovanni nel Libro dei Santi. Bene, ricordiamoci che questo Libro dei Santi fatto dalla Chiesa, anche se Giovanni XXIII non l'hanno ancora santificato, ricordiamoci che questo Papa che i cattolici considerano il Papa buono, o che buono Giovanni XXIII, questo Papa si compiaceva delle persone buttate giù dalle impalcature, degli operai che ci lasciavano le mani nelle frese, si compiaceva di tutto l'orrore che succedeva. Infatti lui ha scatenato una guerra ferocissima contro i preti operai. Non dimentichiamocelo mai questo, eh? Tanto per ricordarci poi le cose per quello che sono.
La Madonna mi apparve in sogno. Monsignor Grillo, il picchiatore, quello che vede la Madonna ogni piè sospinto, gli apparse in sogno la Madonna. Ciò più miracolato di lui. Vabbè, facciamo perdere queste puttanate, eh? Andiamo avanti. Sulla Repubblica del 9 ottobre 1997, Scientology, la Cassazione annulla la condanna. Bene, ricordiamo che i cattolici stanno organizzando tutta una serie di trappole, o indirettamente, non ha importanza, contro chi predica delle idee avverse alle loro. Questo vale per Scientology, vale per i bambini di Satana, vale per, al di là delle azioni che quelli che fanno, cioè uno che fa un'azione, fa un delitto, sono affari suoi, paga davanti alla legge. Però stanno tentando di processare le idee, tentando di processare le altre religioni. Bene, la Cassazione ha annullato la condanna contro Scientology. Tanto per essere chiaro, digiuna per penitenza e muore. Digiuna per penitenza e muore. La parrucchiera Nielsen Santos, che era una donna sana di 53 anni, è morta a Campo Grande del Mato Grosso in conseguenza al digiuno di 45 giorni che la setta evangelica gli aveva imposto. Andiamo avanti ancora. Voodoo in Germania, 21enne strega. Benissimo, una nigeriana di 21 anni è stata condannata in Germania a 2 anni per aver costretto delle connazionali a prostituirsi. E questo è un reato. La giovane aveva inviato dei pezzi di unghie, capelli e sangue ad uno stregone in Nigeria che avrebbe dovuto compiere riti voodoo contro le donne se non avessero fatto quello che lei dice, che diceva lei. Ricordiamoci sempre che questo è cristianesimo, non è stregoneria. Tanto per essere chiaro. Scusate ancora un attimo. E ora abbiamo il Papa, ora chiede più Cristo in TV. Perfetto. Cosa vuole Wojtyla? Più Cristo in TV. Io qui ho un bellissimo trafiletto del Tele7, un giornaletto di programmi televisivi che scrive una parabola. Vediamo un attimo cosa scrive su Tele7. In quel tempo, mentre Gesù stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti, e qui mette puntini puntini, no? Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù gli disse: Una cosa sola ti manca, va, prendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Dopodiché, sempre su sto Tele7 si taglia corto dicendo quanto difficilmente coloro che hanno ricchezza entreranno nel regno di Dio. I discepoli rimasero stupefatti. Bene, questa è stata spudoratamente tagliata ed è stata tagliata nel modo più squallido e più scorretto che ci sia. Vediamo un attimino cosa dice intanto l'originale. L'originale di questa parabola dice che allora Gesù, fissando il suo sguardo, dopo che lui ha detto che tutti i comandamenti lui li rispettava, che in altre parole sarebbe che lui rispettava tutto quello che gli era stato comandato, cioè tutte le regole sociali. Gesù, fissando il suo sguardo sopra di lui, lo amò. Sì, ma Marco è molto ambiguo da questo punto di vista, eh? E gli disse: Una sola cosa ti manca, va, vendi quanto possiedi e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Ora, il discorso è questo. O è sufficiente rispettare le regole sociali o è necessario farsi povero. Ricordiamo che Gesù dice ai propri discepoli: I poveri li avete sempre con voi e ne potete fare quello che volete, più o meno, cioè potete far loro del bene ogni volta che volete. Pertanto, il fatto di una cosa solo ti manca, va, vendi quanto possiedi e dallo ai poveri, è un modo per immiserire il sistema sociale in cui si vive, cioè. Chi è che può privarsi della propria ricchezza per darla ai poveri? Soltanto le persone sensibili, soltanto quelle persone che seguono tutte le regole e che vorrebbero che il sistema sociale stia bene, vorrebbero arricchire la società in cui vivono. Le altre, i cosiddetti figli di puttana, quelli che si arricchiscono rubando o depredando e fregandosene di tutto,
della società non gli frega assolutamente niente. E questi sono preziosi, perché arricchendosi loro impoveriscono il sistema sociale, mentre invece quelle persone che sono sensibili al sistema sociale, quelle persone che rispettano tutte le regole, quelle persone che cercano di fare che la propria ricchezza sia di benessere per gli altri, queste persone danneggiano Gesù perché impediscono la miseria. Per cui cosa succede? Cosa fa Gesù? Gesù impone loro che per avere il regno dei cieli devono dare quello che hanno i poveri, devono farsi poveri. E ricordiamo che questo sarà uno dei leitmotiv attraverso cui i cristiani combatteranno i pagani. Cioè, uno dei modi per combattere il paganesimo è quello di privare i pagani dei loro beni e dei loro averi. Privandoli dei loro beni e dei loro averi, fanno in modo che perdino la loro possibilità di discutere, la loro possibilità di sviluppare se stessi. E questo è importante, perché questo fa parte del modo con cui hanno i cattolici, in particolare Marco, Matteo, Luca e Giovanni, questi quattro personaggi sporchi, di derubare il sistema sociale in cui vivono. Infatti, se noi guardiamo i Vangeli gnostici, e ci guardiamo un Vangelo di quei tempi, ci vediamo il nostro Tommaso l'Atleta. Il termine povertà ha un altro significato, non è quello della ricchezza, non è dei beni che uno ha. Infatti dice Tommaso lo Gnostico, Gesù disse, se coloro che vi guidano vi dicono, ecco il regno di Dio è in cielo, allora gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi dicono è nel mare, allora i pesci del mare vi precederanno. Il regno è invece dentro di voi e fuori di voi. Attenzione, gli gnostici sono degli stregoni. Gli gnostici percepiscono il circostante, che poi usano il termine Gesù per diffondere il loro sentire. Quello è un altro discorso. Però gli gnostici sono degli stregoni, per cui loro percepiscono. Il regno è invece dentro di voi e fuori di voi, è il divino che avete dentro e il divino che ci circonda. Quando vi conoscerete, allora sarete conosciuti. Infatti, quando svilupperete la divinità che avete dentro di voi, allora la divinità del circostante riconoscerà il proprio divino, diventerà voi stessi. E saprete che voi siete i figli del Padre che vive, del circostante, della vita. Non del Dio padrone, non del Dio mio padre, come è il Gesù nei Vangeli ufficiali. Ma se non vi conoscerete, allora dimorerete nella povertà e sarete la povertà. Per cui la povertà non è negli gnostici, nei Vangeli gnostici, il possesso di ricchezze, ma la povertà è la non conoscenza di se stessi. Per cui la non conoscenza di se stessi non si può vendere e darla ai poveri. Attenzione, i Vangeli gnostici sono una cosa, e i Vangeli ufficiali sono un'altra cosa. I Vangeli gnostici cercano di sviluppare il potere di essere nella persona. I Vangeli ufficiali sviluppano il potere di avere, il possesso. È il Gesù padrone. Attenzione a non confondere i due aspetti. E andiamo avanti ancora e facciamo i nostri auguri a Dario Fo. Un giullare che non hanno bruciato per il Nobel che gli hanno assegnato. È un buon Nobel e di questo noi siamo contenti. Bene, io ho finito, provo con le telefonate. Pronto? Ciao Roberto. Scusa, eh. Sì. Buon, vai tranquillo. Ecco, è stato il secondo. Il primo, la Chiesa vuole dimenticarlo perché si chiama signor Cossa di Pisa, che è entrato, diciamo, alla conoscenza del mondo religioso quando c'erano sia il Papa d'Avignone, sia il Papa, non mi ricordo, insomma, il terzo Papa è stato, non è stato un periodo dove la Chiesa ha avuto tre papi, ecco lui, Giovanni XXIII, pensate che era uno dei più grandi morali, ladri, stupratori della zona, è stato messo lì perché era una figura importante a Pisa. E Pisa voleva che un rappresentante così della città, perché era nobile, prendesse il potere, visto che un papa era Avignone, un papa era un'altra parte, voleva mettere la sua impronta lì. E non era sacerdote lui, è stato ordinato sacerdote il giorno dopo papa. E quando è stato nominato Giovanni XXIII nel 58, tutte le chiese che avevano affreschi e
avevano, diciamo, riferimenti al primo ventitreesimo, si sono, per nota del Vaticano, hanno cominciato a sgrostare tutti quanti questi affreschi, questi riferimenti, per vergogna. Questo Sì, è ma tratto dal libro I Vicari di Cristo. sì, digli di che anno però, cioè è successo. E il Papa che è venuto su? No, 23esimo di cui stai parlando, Se mi dai un attimo, chiamo fra 5 eh. No, minuti. no, va bene, d'accordo, d'accordo. Comunque è molto antico in ogni caso. Sì, intorno al 1500-1600. Comunque ti assicuro che tutto quello che lui ha fatto è stato convalidato dalla Chiesa. Cioè ci sono Sì, alcune sì, bolle sue che sono state convalidate dalla Chiesa. Questo sì. Sì, d'accordo. sono sicuro. Se esiste, no, è esistito Sì, solo. no, no, e fu una specie di antipapa. Esatto, sì. Sì. Ok, Ok, grazie, grazie, ciao. ciao. Potrei parlare in diretta? Certo. Grazie. Dimmi. Pronto? Pronto? Dimmi. Allora, pronto, io mi chiamo Adamo. Dimmi. Io volevo chiedere una cosa, anch'io sono contro la Chiesa, però voglio dirti una cosa, io ti ho visto, cioè ti ho visto, io ti conosco di vista, ti ho visto 2 settimane fa in chiesa, come mai? No, Stai dicendo delle cazzate. no, non sto dicendo delle cazzate, guarda, scusa, no, io voglio dirti una cosa. Scusate un attimo, se è chiaro una cosa, le cazzate a me non mi piacciono, per cui lasciamo perdere tutte queste stupidaggini di questi imbecilli, beh, sono solo imbecilli. Pronto? Pronto? Vabbè, visto che ci sono queste cose, vabbè, insomma. Allora, ora abbiamo parlato di questo Paolo V e abbiamo parlato della ferocia con la quale la Chiesa Cattolica ha portato avanti tutto quello che ha potuto. L'importante è che nel XVII secolo stia crollando la sua capacità di controllo degli esseri umani. L'importante è che la Chiesa Cattolica sia costretta a fare una barricata a livello più basso ed è il ricatto morale, il ricatto spirituale delle persone. Vediamo. Pronto? Ignorante, ignorante, ignorante. Molto bene anche questo. Pronto? Pronto? Sì? Posso essere messo in diretta? Sei in diretta, vai. Francesco da Vicenza. Hai Dimmi. fatto bene a nominare Papa Giovanni, perché effettivamente può essere considerato un antipapa, perché lui era decisamente contro il sistema capitalistico. Sì, come no. Si può Ecco. perdere, dai. Ciao, Sam. Ricevuto passo. Le persone, sebbene che si dia un attimino di letta di quello che stanno parlando, il fatto che i cattolici passano Giovanni XXIII come il Papa Buono sono affari loro, però in effetti questo ha fatto una guerra feroce contro i preti operai, ma feroce. Pronto? Sì? Pronto Claudio? Sì, ciao. Ciao Claudio, buongiorno. Senti Claudio, a proposito di questo discorso, per quanto riguarda Monsignor Romero, Sì. mi senti? Sì, ti sento male perché è una cattiva cornetta. Beh, Comunque tu parla come tranquilla. devo fare? Tu parla e basta. Sì, quando non mi senti me lo dici. Sì, Monsignor tranquillo. Romero, per quanto riguarda, diciamo, la beatificazione o la santificazione di Monsignor Romero, non mi sembra che sia presa molto. Pronto? Sì, ti Sì. sento. Tu cioè, tu sai che dopo il suo assassinio ci sono stati milioni di persone, 1 milione di persone mi pare, che ha firmato una petizione perché venga riconosciuto come un santo, come una persona. Martire. Pronto? Pronto, Sì. ricomincio da capo? No, Parlavo di Monsignore, sì. io capivo che non mi sentivi. No, no. Cornetta. Però tu parla, io non ti interrompo. Sì, io dicevo di Monsignor Romero che dopo il suo assassinio sono stati, mi pare che 1 milione di persone abbia firmato una petizione perché venisse riconosciuto santo. Voglio dire questo, che non mi sembra che la Chiesa sia molto in linea con questo discorso. Non Cioè, lo mi può sembra. fare, sì, Cosa? non può farlo, Non può farlo? no, non può farlo perché dovrebbe riconoscere che lui ha tentato di chiedere giustizia per i poveri. Sì.
e mi pare che sia stato volutamente ignorato, a parte che all'inizio, diciamo quando lui era in vita, sia stato parecchio osteggiato dal Vaticano. Io ho visto anche un film e si vedeva chiaramente questo. Vado avanti? Sì, sì, tranquilla. Vado avanti. Cioè, non è lo stesso atteggiamento che si ha, per esempio, nei confronti della Teresa, oppure, che so, del frate di San Giovanni Rotondo. Esatto. Loro dicono che perché uno venga fatto santo, bisogna che dopo la morte abbia compiuto almeno due guarigioni totali e durevoli che la scienza non riesca a spiegare e che secondo la Chiesa sono miracolose. E allora dicono che in questo caso la Chiesa sta molto attento perché è una lentezza che è dettata dalla prudenza, perché per fare un santo non è come dare un titolo qualsiasi, perché il Papa lo proclama personalmente impegnando la sua infallibilità. Esatto. Ecco, e a proposito dei miracoli che verrebbero attribuiti a Padre Pio, diciamo la differenza dell'atteggiamento usato nei confronti per esempio, di Padre Pio o del Cardinale Romero, cioè è praticamente abissale. Esatto. Perché cosa si attribuisce a Padre Pio? A Padre Pio ci sono, dicono loro, gli inspiegabili fenomeni come le stimmate che hanno segnato il suo corpo fino alla morte. Poi ci sono miracoli di nomi noti, da Silvana Pampanini al cacciatore Beppe Signori. Padre Pio aveva fatto guarire la madre. Pronto? Sì, sì, ti sento. Vai tranquilla. Padre Pio avrebbe fatto guarire la madre dell'attrice e salvato la vita all'attaccante della Lazio durante un grave incidente. Ecco, questi sono i miracoli che verrebbero attribuiti dopo la morte, per cui entra nel novero di quelli che dovrebbero essere. Del cardinale Romero non si dice niente, non si parla, è una presenza, mi pare, abbastanza fastidiosa perché lo che si riguarda all'interno della Sì, ma infatti rompe un po' le scatole perché è una variabile, non hanno potuto scomunicarlo in tempo, sì. Ha preso delle posizioni che gli andava bene e purtroppo ci vanno sul gozzo adesso. Sì. È come Don Camillo Torres negli anni 70 che tentava a fare rivoluzioni in Colombia, no? Sì, ci avevano sul gozzo. Sì, lo ricordo. E anche il cardinale Camara, che è stato ammazzato in Brasile, anche sì. di questo no. Sì, ma infatti ce li hanno sul gozzo sta gente. Sì, sì. No? Poi Claudio, se mi permetti, venerdì scorso io ho visto una trasmissione di quelle che fanno trasmissioni che fa Piero Angela. Sì. Dunque, Piero Angela, beh, sappiamo, insomma, non è che sia un personaggio, ha un po' le sue idee, però diciamo, se lo dice lui, era una trasmissione è un documentario su America Centrale e i Caraibi, sì. Era il ciclo Passaggio Nord-Ovest, l'hai visto? No, non l'ho visto. Bellissimo titolo, Gli spiriti del Jaguaro. E praticamente era una trasmissione sulle relazioni fra comunità umane, la vita selvatica e l'ambiente del Centro America e sì. dei Caraibi. L'ultima parte riguardava gli Ezechi. Allora, dopo l'arrivo di Hernán Cortés, sì. che era nel 1519, la popolazione da 20 milioni, guarda che l'hanno detto su sì, Rendi, sì, no, sì, non lo dico, tranquilla, non sono i libri che ho letto, la popolazione da 20 milioni si ridusse a 1,5 milioni nel giro poco più di un anno e mezzo. Che vuol dire 19 milioni di morti. Allora, questa l'ho sentita venerdì 10 ottobre sulla trasmissione, sul documentario Passaggio Nord-Ovest di Piero Angela. Sì, sì, poi ci diranno i cattolici cosa intendono loro per rispetto. Ecco, quindi è una cosa veramente aberrante. Cioè, i campi di sterminio nel giro, non sono arrivati a tanto.
certo. Con armi diverse. No, non è lo stesso. E con, eh? È la stessa cosa. È la stessa cosa. Sì. Ma la stessa sì, ma diciamo che... Cioè, insomma, 18 milioni nel giro di 2 anni. Sì, è la stessa cosa, eh. Sì, sì. Va bene, allora ti seguo. Grazie Francesca. Buona trasmissione. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Mi rispondi casomai? Sì, sì, adesso ti rispondo. Sì, ciao. 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 Scusate, ma sono messo piuttosto male con i microfoni, ho i telefoni che fischiano da tutte le parti e faccio molta fatica a sentire, per cui se qualcuno telefona, sbenché parla, e dopo magari gli rispondo un pochino. Per quanto riguarda quello che dici tu, Francesca, questo è vero per tutta la storia della Chiesa Cattolica. Ogni volta che c'è un cattolico che scopre che la giustizia va imposta al più forte, è sempre un rompiscatole. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Scusate un attimo, vedo di riuscire a cambiare